Ciao a tutti e buonasera. Due parole sul DAX, del quale parlavamo oggi con altri iscritti del gruppo. Questo è un grafico daily del DAX dove ho suddiviso gli intermedi. Il ciclo annuale è partito a gennaio. Un intermedio, cioè un ciclo di 3 mesi, è questo. In teoria, anzi, che qua potrebbe finire qua, ma a noi poco importa a oggi. L'altro intermedio è questo centrale. Il terzo intermedio è questo. Il quarto intermedio, che è partito il 29 ottobre, è quello che stiamo vivendo adesso. Questo lo faccio solamente per rendere ancora più chiara la situazione. Cos'è che volevo vedere? Innanzitutto una regola dei cicli molto semplice. Quando un ciclo è al rialzo, come questo intermedio, i massimi sono nella seconda metà, cioè di qua, a destra. Al rialzo vuol dire che il punto nel quale il ciclo termina è maggiore del punto in quale il ciclo inizia. Okay? In questo caso il ciclo invece è ribassista. Perché? Perché il suo minimo di partenza è questo e chiude, ovviamente si vede a un minimo più basso. In questo caso i massimi non sono qui a destra, ma sono a sinistra, cioè nella prima metà. E anche qui la regola è rispettata. Terzo intermedio dei quattro che compongono un anno, partenza da questo minimo. Intermedio è chiaramente ribassista perché chiude molto più in basso, e anche qui i massimi sono nella prima metà. Perché tutto questo discorso? Perché a sua volta questi cicli intermedi compongono un ciclo annuale che è in corso e che terminerà presumibilmente nell'ultima parte di dicembre, ho visto le festività nei primi giorni di gennaio. Cosa ci ha fatto notare questa cosa? Che questo ciclo annuale in corso ha i massimi dove? A sinistra, cioè nella sua prima metà. Qui abbiamo il massimo che ha fatto il DAX ad aprile. Quindi, se le regole sono rispettate, statisticamente lo sono, il punto di partenza che ha il ciclo annuale, quindi corrisponde con l'inizio del primo degli intermedi, è questo qui. A che livello siamo di prezzo? Siamo a un livello di circa, anzi scusate, siamo a un livello di circa 9.450. Ok? Questo è il minimo di partenza di ciclo. Visto che appunto il massimo di tutto il ciclo annuale è stato fatto nella prima metà, per regola noi dovremmo andare a chiudere sotto l'inizio ciclo, perché questo massimo nella prima parte vuole che questo ciclo debba essere ribassista. In teoria sono 400 punti, che non è tanto, visto anche il fatto che da qui a fine ciclo, come tempi, manca più di 2 mesi. Ragion per cui un'ipotesi operativa può essere di andare a vendere, cioè a shortare tutto ciò che è un pullback. Noi aspettavamo qualche giorno fa il 10,5 per entrare qui short. Purtroppo non li ha fatti, però va da sé che qualunque tentativo, i 10,100 qui o 10,5 qui di pullback o di retest, secondo me è solamente un rally da vendere in vista della chiusura del ciclo, anche perché il quarto intermedio è solitamente la parte finale di un ciclo e quindi la parte dove la fase long è quasi sempre più breve e con meno forza della fase short. Questo è quanto volevo condividere con voi. Grazie e buonasera a tutti.